Allora, siamo in collegamento con Antonino Cippo, che è il segretario del Sinagi di Milano, che salutiamo. Buongiorno Antonino. Buongiorno a tutti voi. Allora, siamo stati costretti a fare una registrazione pomeridiana perché quella di questa mattina per problemi di linea purtroppo non è andata a buon fine e quindi chiediamo ad Antonino le ultime novità, contando soprattutto sul fatto che Milano, almeno negli scorsi mesi, si era già segnalata, parlo naturalmente del Sinagi, come una piazza in cui così si stava un po' riflettendo su un tema importante per gli edicolanti, quello dell'innovazione. Tra l'altro, se non ricordo male, c'era un bando regionale a proposito delle reti, poi magari ci dirai. Ora questa riflessione a che punto è arrivata, quale nuove acquisizioni, diciamo così, avete dalla vostra parte? Allora, diciamo che dopo il bando regionale che si è concluso 10 giorni fa, dove su 120 in Lombardia, su 120 edicole partecipanti, 69 hanno acquisito i fondi, dove il Sinagi ha messo assieme una rete di colleghi, per una rete di colleghi su un progetto che è un progetto di informatizzazione di rete di edicole. Ora, questa rete di edicole si dovrà perfezionare prossimamente, però al di là del bando regionale, come Sinagi in questo caso ti posso dire Milano, abbiamo un progetto, stiamo lavorando, stiamo perfezionando un progetto che è quello di mettere in rete tutte le nostre edicole. Quindi è un progetto perché a nostro avviso solo mettendole in rete le nostre edicole, facendole diventare sia una rete vera, organica, possiamo contattare le amministrazioni locali, le amministrazioni del comune, le amministrazioni locali, e proporre la nostra rete come punto informativo per tutte le attività che attengono nei comuni, nei quartieri e nelle varie zone, facendo così, riportando al centro dell'attenzione del pubblico e dei nostri clienti il nostro punto vendita come punto di informazione a tutto tondo, generale. Questa modalità di ritornare al centro della scena dell'informazione ci permetterà di poter acquisire, una volta che questa rete si consolida e si allarga, di poter conseguire essere competitivi per, oltre all'informazione, per altri servizi, informazioni sulle ASL, su musei, su tutto quello che è nella vita di una comunità, che succede in una comunità. Questo è quanto stiamo elaborando e stiamo mettendo assieme. È un obiettivo ambizioso, c'è un po' di scetticismo da parte dei colleghi, però siccome noi ci crediamo di poter far tornare al centro dell'attenzione pubblica e dei nostri clienti il nostro punto vendita, ce la stiamo mettendo tutta. Ecco, mi hai parlato un po' delle reazioni degli edicolanti, ma in fin dei conti scoprire questa vocazione di rete per gli edicolanti non dovrebbe essere una novità, cioè voglio dire, gli edicolanti nascono come rete, magari una rete invisibile all'inizio, ma una rete urbana tra l'altro tra le prime,
cioè in grado di offrire un servizio omogeneo e di avere una clientela abbastanza omogenea, cosa che noi spesso appunto indichiamo come opinione pubblica, e dall'altra parte avere la capacità di rinnovare questo contatto con l'opinione pubblica, diciamo così, giorno per giorno, quindi quotidianamente. Sono appunto elementi che sono difficilmente riscontrabili in altre reti organizzate, quindi si tratterebbe un po' di tornare al passato con una voglia però di scrutare il presente. È un progetto appunto in Fieri che parte comunque dal presupposto che la rete va organizzata e strutturata. Ecco, quale sarà quindi per voi la prossima scadenza? Ma per noi la prossima scadenza non può essere alle calende greche, quindi per noi la scadenza di avere un embrione di rete informatizzata, un embrione consistente, non stiamo parlando di un embrione consistente, è settembre-ottobre, per poterci già mettere in gioco subito. L'arrivo della nuova amministrazione, la nuova area metropolitana che si consoliderà con la nuova amministrazione del Comune di Milano. Cioè, diciamo che siamo di fronte a dei passaggi che gioco forza devono essere fatti con la velocità che è della rete. I cambiamenti in questo campo, in questo settore, sono velocissimi, per cui dobbiamo, gioco forza, essere veloci e tempestivi. Quindi questo è l'obiettivo, è la sfida più importante che riguarda noi come organizzazione, quindi non è una sfida da poco, richiederà un forte impegno da parte nostra di sensibilizzazione e di sollecito affinché i nostri iscritti compiano lo sforzo dell'ultimo metro, perché il 90% lo metteremo noi creando questo portale, questo sito, tutte queste opportunità, ma poi dopo anche loro dovranno metterci del loro. È anche vero che parlando con i nostri colleghi il 99% ha un computer, ha una casella di posta elettronica, quindi si tratta di convincerli di non tenerlo per forza a casa e di non continuare a giocare facendo il solitario, ma di renderlo disponibile ad altre funzioni, ad altri progetti. Ecco appunto questo tuo riferimento al solitario, all'uso veramente personal del computer, se così possiamo dire, è davvero simpatico. No, tra l'altro potrebbero diventare questi computer davvero dei nodi importanti a cui potremmo aggiungere un video, potremmo aggiungere degli altri device per fare in modo che il computer non sia soltanto utilizzato dall'edicolante ma anche dai frequentatori dell'edicola. Ma non mettiamo troppa carne a fuoco, perché io credo che già il fatto che una grande organizzazione come il Sinagi si occupi di innovazione e su questo cerchi di trasportare almeno un pezzo importante della categoria, qual è appunto quella degli edicolanti di Milano, è già un fatto apprezzabile di per sé. E chiaramente la radio cercherà di seguire passo passo questa evoluzione, perché appunto la radio nasce con questa idea, cioè l'idea della rete, l'idea della comunicazione. Quindi cercheremo di aggiornare anche tutti gli altri edicolanti sulle nuove acquisizioni che sarete in grado di avere. Bene, allora io ti ringrazio Antonino di questa testimonianza, ti auguro buon lavoro e a risentirci a presto. D'accordo, auguri a tutti, ciao.